Ciao a tutti e benvenuti, bentornati nel mio canale. Dunque, oggi video dei prodotti finiti del mese di aprile. Ho cambiato sacchettino perché quello che avevo prima si è rotto e adesso sto usando questo qui del Lupin, che è in acetato. Cominciamo perché ho tanti prodotti. Vado a random. Primo prodotto. Ho deciso di non dire più allora, perché ogni volta inizio con allora. Dunque, ho terminato questi dischetti di cotone della Soffice, 120 dischetti struccanti, con doppia faccia, una parte struccante e una parte tonificante, presi all'acqua e sapone, credo. Non mi ricordo, comunque dei buoni dischetti, non si sfaldano, ottimi, molto molto buoni, sicuro li compro. Poi terminato della Mil, quest'acqua micellare detergente, clinicamente ed oftalmologicamente testata, viso, occhi e labbra, 3 in 1, deterge, strucca e idrata, tutti i tipi di pelli, anche sensibili, 500 ml. Con 12 mesi di scadenza dall'apertura. Anche lui l'ho preso all'acqua e sapone, novità, grande formato, infatti 500 ml. Il profumo non ha profumo, sì, senza profumo, infatti c'è scritto anche qui, senza alcol, coloranti, SLS e SLS. Ci sono trovata bene, lo applicavo sul dischetto di cotone per struccarmi o per pulirmi il viso prima di andare a letto e dopo avermi messo la crema idratante. Cioè, prima mi pulivo la faccia con l'acqua micellare, poi mi mettevo la crema. Non brucia la pelle, non brucia gli occhi, strucca anche il trucco più pesante che io solitamente non faccio, però ogni tanto ci sta. Non lascia la pelle appiccicaticcia, neanche un ticcia, buono. Non penso di riprenderlo perché mezzo litro è un po' faticoso da finire, essendo che solo io lo uso, mia mamma non lo usa, quindi. Però comunque è un buon prodotto. Sì, poi terminato i soliti pacchetti della i soliti Samba Sleep della Lines, questi da 60, tutto novità. Non sto qua a dirvi cosa ne penso perché questi qui li usiamo molto spesso. Dovrei averne altri pacchetti da qualche parte. Poi mia mamma ha terminato della Malizia profumo d'intesa, questo deodorante spray da 100 ml Green Tea Seduction Parfum, profumo buono. Oh, ce n'era ancora. Beh, profumiamo il non fa niente. Ce n'era ancora. Buono. Andato in volo. Beh, comunque è molto buono. Non gli puzzava le ascelle, non gli irritava dopo essersi depilata. Ottimo. Io non uso questi tipi di deodoranti in spray perché mi irritano la pelle. E uso solo intanto i deodoranti Rolon. Poi io ho terminato dell'Avon Natural Skincare, questa acqua per il viso alla rosa, 150 ml, 12 mesi, buono. Profumo di rosa non era sgradevole, mi ci sono trovata bene, ne ho un'altra confezione da qualche parte, se non mi sbaglio faceva parte di un set. Buono. Mi tonificava bene la pelle, non me la lasciava appiccicosa, ottimo. Sì, non vedete il cane? Non c'è, come si può vedere, non c'è, perché è fuori che sta prendendo il sole. Quindi per quello posso fare questo video. Vabbè, andiamo avanti. Poi terminato della Derma Plus, detergente corpo quotidiano ideale per pelli secche, con proteine del latte argan, 500 ml 12 mesi, 0 SLS, parabeni, petrolati, testato sul nickel,
Spero che riusciate a vederlo. Aveva questo tipo di erogatore. Profumo buono, ottimo. Era praticamente un doccia schiuma. Sì. Bagno schiuma, sì, o sapone liquido. Comunque era buono. Mi lavava bene il corpo, non me lo seccava, ottimo. Non mi ricordo dove l'ho preso, ma sicuro lo ricompro. Poi della Sien, terminato questi bastoncini cotonati per orecchie, 300 pezzi buoni, cioè sì, per quello. Poi della Tempo, terminato le veline, queste 60 veline. Limited edition con moschino, mi ci sono trovata bene, le mettevo sul comodino e adesso ne ho un altro pacco iniziato. Penso di riprenderle perché essendo piccoline vanno un po' dappertutto, poi sono comode per soffiarsi il naso, per sciogliersi le mani, per pulire gli occhietti al cane, ottime. Sicuro le riprendo. Poi sempre dell'Avon, ho terminato della Footworks questo stride durante la lavanda per piedi calzature, 100 ml, 24 mesi, profumo ottimo. Anche se a me la lavanda non piace tantissimo, questa non era stomachevole, rinfrescava i piedi, deodorava le scarpe, soltanto che verso la fine mi si attappava il buchino, però comunque ottimo. Adesso ne sto utilizzando un altro, mi ci trovo bene anche con quello. Poi, sempre io, ho terminato dell'Avon Naturals questa maschera nutriente al fiore di ciliegio, 200 ml, 12 mesi. Non mi ci sono trovata bene, questo è un prodotto bocciato, sicuro non lo ricompro. Perché? Allora, il pack esterno è molto carino, molto, sembra la confezione del latte. Però, a parte che mi si è rotto il tacco, profumo, sì, qua nella confezione il profumo di ciliegia si sente. Messo sui capelli non si sente, non mi nutriva i capelli perché questa è la maschera nutriente, bisognava tenerla in posa pochi minuti e dopo risciacquare. E di solito con le maschere non c'è bisogno di usare il balsamo dopo. E invece a me mi seccava i capelli, non mi è piaciuta, no. L'ho finita perché l'ho finita. Però mi sa che ce n'è ancora, ma fa niente. Ma non mi è piaciuto perché mi seccava i capelli e dopo mi dovevo utilizzare il balsamo. E che senso ha usare il balsamo dopo che ti sei fatta la maschera nutriente, ma comunque non la prendo più? No, questo è un prodotto bocciato. Non mi è piaciuto. Poi, terminato della Vital Care Luxury Argan, questo shampoo rinforzante per capelli danneggiati secchi, rinforza la fibra capillare, capelli setosi, brillantezza immediata, 100 ml, 12 mesi. Mi è piaciuto, mi rinforzava il cuoio capelluto, profumo di argan buonissimo, lasciava i capelli morbidi, nulla da dire, ottimo. Non ricordo dove l'ho preso, se l'ho trovato in un giornale o cose del genere. Poi della Roche-Posay ho terminato il Cicaplast, che praticamente è un acceleratore di riparazione dell'epidermide. Erano 40 ml con 12 mesi. Sì, si è rotta anche la confezione, però comunque non importa. Sì, era un acceleratore di riparazione dell'epidermide, bisogna applicarlo almeno 2 volte al giorno sulla pelle pulita e asciutta, vi aiutava a cicatrizzare le piccole ferite, ottimo. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, però era buono. Poi detergente Intimo Infasil protezione freschezza, 200 ml, 12 mesi. Non sto qua a dirvi che cosa ne penso perché ci troviamo bene, ottimo, fa il suo lavoro, rinfresca, deterge, non fa puzzare, insomma, ottimo. Sicuro lo prenderemo. Ricompreremo. Poi,
Colluttorio della White Blend for Family, gusto menta, 500 ml, 6 mesi, antiplacca, igienizzante, protezione quotidiana, alito fresco, buono, ci siamo trovate bene, gusto menta, ottimo. Non so se c'era l'alcol, però anche se c'era non dava fastidio alle gengive, il gusto di menta rimaneva a lungo nella bocca, ottimo, non lo riprendiamo perché stiamo usando quello che ho trovato nella My Beauty Box, che adesso non faccio più l'abbonamento neanche alla My Beauty Box neanche alla The Gusto Box perché ho deciso di sospendere per un periodo di tempo. Per un periodo di tempo, perché nella My Beauty Box ho sempre trovato i prodotti, sempre il solito brand, e dopo mi sono un po' rotta. Poi altri due pacchetti di Salva Sleep dell'intervallo, questi qua da 60 e questi da 24. Poi salviettine disinfettanti della Fresh and Clean 1000 usi ad azione batterica, 20 salviettine modificate, grandi, morbide, spesse, presidio medico-chirurgico. Se non sbaglio dovrebbero essere 3 mesi di scadenza dall'apertura, o questi non hanno scadenza. Ma comunque mi ci sono trovata bene, ottime per disinfettare sì, le mani. Buone, davvero molto molto buone, e le ho riprese. Ho fatto la scorta infinita. Poi mia mamma ha terminato della Geomar questo latte detergente lenitivo per tutte le pelli, anche quelle sensibili, 95% di origine naturale, con biofibre di Altea, 200 ml, 12 mesi. Lo applicava su un batuffolo di cotone. Insomma, lo applicava su un batuffolo di cotone, ci si è trovata, diciamo, abbastanza bene. Soltanto, come si può vedere, ce n'è ancora un cincinino, ma penso che comunque non va più giù. Ci si è trovata bene, soltanto che magari verso la fine, non so se è caduto o cose del genere, gli irritava la pelle, forse anche per questo che non l'ha terminato proprio del tutto, ce n'è ancora un pochino, come si può vedere. Gli bruciava la pelle, quindi l'ha detto basta, io non ce la faccio più. Profumo buono, però comunque fino a metà ci si è trovata bene. Poi detergente buonanotte, dentifricio Z Sensitive con potassio, zinco, citrato, 100 ml, 12 mesi, nuova formula. Era un colore rosa, si può vedere. Ci siamo trovate bene, lavava bene i denti, in realtà ottimo. Non lo prendiamo perché abbiamo la scorta infinita di dentifrici. Poi ho un prodotto da cestinare, che questo qui è praticamente della Licia, la crema depilatoria viso, pelli normali con olio d'argan, dermatologicamente testato, 50 ml, 12 mesi, penso sia scaduta perché mia mamma ci si faceva i baffetti. E gli irritava tutta la zona qui, praticamente sembrava un peperone in questa zona qui. Ma penso sia scaduta, quindi la buttiamo e niente. E comunque non toglieva via neanche un pelo. Poi io ho terminato della Yves Rocher, strano ma vero, questo burro cacao al karité. Come si può vedere, è terminato. Mi ci sono trovata bene, lo applicavo prima di mettermi il rossetto, mi idratava le labbra. Non me le faceva screpolare, ottimo sia d'estate che d'inverno. Io strano che finisco un burro cacao, non ci sono trovata bene, ne ho tanti altri da utilizzare. Poi, vabbè, Eco Bio Shampoo, questo qui della Biocrol, Eco Bio Shampoo Pro Bionito, vabbè, bimbo 3 anni, però vabbè, 30 ml, l'ho usato per quello, va bene, 30 ml per magari quando si fa un weekend fuori, ottimo. Poi, sagra dei campioncini, poi abbiamo terminato. Vabbè, solite salviettine per pulire gli occhiali, che ho anche quasi finito, mannaggia miseria. Poi, ma mia mamma ha terminato
4 campioncini di crema per il giorno della Yves Rocher Therm Vegetal, sono questi qua, da 1 ml ciascuno. Sì, per quello che c'è dentro ci si è trovata bene, ottimi, diciamo che insomma non è che ce ne sta dentro tantissimo, per capire se ci si è, per dirvi proprio, per farvi una recensione completa insomma. Poi altri due campioncini della, sempre della Yves Rocher per il giorno, Garnier idratante prodigiosa per peli secche o sensibili, prova il favore, crema ricca idratante 1,5 ml, con questo ci ha fatto due applicazioni, ci si è trovata bene, non lasciava la patina bianca sul viso. E poi della, questo campioncino dell'Avon Solution, quindi quello vecchio, stravecchio, pack vecchio, Solution with Mineral Day, crema da giorno, anche con questa ottima, cioè ci si è trovata bene. E basta, basta, non ho finito niente di make up e niente, questo era tutto il video dei prodotti finiti del mese di aprile. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto spolliciate, se vi va iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!